tutti! Oggi sono qua per mostrarvi i libri fumetti che ho comprato durante l'estate, quelli che mi sono stati inviati dalle case editrici e qualche piccolo regalo. Siccome ho fatto una pila abbastanza ordinata questa volta, direi di partire con quello che c'è in cima, che sono per lo più recuperi manga. Il primo di questi è il numero 7 di Amarsi Lasciarsi di Osaki Saka, edito da Planet Manga al prezzo di 4,50€. Questo fumetto l'ho già letto per la BookTubeathon, se vi siete persi quel video ve lo lascio linkato nelle schede in descrizione. Io amo tantissimo questa serie, mi piacciono molto i disegni, ma in generale anche la storia, e trovo che ci sia un percorso di crescita molto molto bello dei personaggi. Proseguendo abbiamo il numero 4 di The Promised Neverland di Kai Ushirai e Posu Kademizu, edito dalla J-Pop al prezzo di 5,90€. Anche questa storia mi sta piacendo tanto e non l'avrei mai detto all'inizio. Ho fatto anche in questo caso un video in cui parlo approfonditamente del primo volume, quindi se siete curiosi di saperne di più trovate come al solito nelle schede qua sotto in descrizione. In generale è una storia un po' thriller, distopica, basata principalmente sulla strategia, quindi è abbastanza macchinoso e mi piace da matti proprio per questo e per le tinte un po' cupe che vanno in forte contrasto con i protagonisti che sono dei bambini. Ho preso poi il numero 9 di Tsubakicho Lonely Planet di Mika Yamamori, edito da Star Comics al prezzo di 4,30€. Anche questo fumetto mi è piaciuto, ma la fine... ovviamente non posso dirvi niente per non fare spoiler, ma entra in scena un personaggio che... non sopporto già e che secondo me è stato inserito solo per creare un po' di movimento all'interno della storia, quindi mi dispiace un po' che l'autrice sia ricorsa, diciamo, a questo stratagemma per tenere attivo un po' l'interesse del lettore. Una cosa però che ho apprezzato, se non ricordo male, adesso magari potrei anche sbagliarmi, sì, infatti mi sto sbagliando, mi sono confusa con il precedente volume, in cui c'era alla fine una storia extra su un personaggio di un'altra serie di questa autrice che mi era piaciuto tanto, però vabbè, l'ho confuso con questo numero che non c'entra niente. Sto andando avanti anche con Given di Natsuki Kizu, edito dalla Flashbook al prezzo di 6,90€. Non so quando continuerà questa serie perché è in corso anche in Giappone e non so se sia già uscito il numero 5 in Giappone, quindi... sono lì che fremo, anche perché questo numero non mi è piaciuto per niente. O meglio, si focalizza su due personaggi per cui io non ho interesse. E siccome il precedente mi era piaciuto tanto, ma soprattutto c'erano stati degli sviluppi per quanto riguarda due personaggi in particolare, non mi è piaciuto questo volume perché è come se fosse stata interrotta la storia precedente e ne fosse partita un'altra. So che così magari non riesco a spiegarmi bene, però non voglio farvi spoiler al riguardo. La storia dell'anime si ferma poco dopo quello che succede nel volume 3, quindi quando uscirà il quarto ci saranno delle cose che nemmeno io conosco e quindi non vedo assolutamente l'ora di proseguire. Se non lo avete ancora recuperato, io ve lo consiglio caldamente. Passiamo ora a un po' di libri di autori giapponesi. Il primo di questi mi era stato consigliato da voi e sono contentissima di averlo trovato da libraccio a metà prezzo, ed è questo libro qua, Gridare amore dal centro del mondo, di Kyoichi Katayama, edito da Salani, ha un prezzo di copertina di 9,90, io l'ho pagato 4,95. So poco in realtà di questa storia perché non voglio rovinarmi la lettura, ma in tantissimi mi avete detto di preparare i fazzoletti, quindi io di fianco al comodino praticamente una scorta infinita, perché si preannuncia una storia abbastanza drammatica. Dovrebbe essere anche una storia d'amore abbastanza tormentata, ambientata appunto in Giappone. Infatti qua c'è scritto dal Giappone la love story che ha fatto innamorare milioni di lettori. Mi aspetto grandi cose. Continuando sempre da libraccio, ho recuperato Mille Gru di Kawabata in questa edizione che è tutto. Cioè io appena l'ho visto ho detto no, deve essere mio. Il prezzo originale di copertina è di 18€, io l'ho pagata a metà prezzo, quindi 9. Non ho ancora letto nulla di Kawabata, quindi spero di approcciarmi presto a quest'autore. Sono andata abbastanza alla cieca per quanto riguarda questo libro e mi sono lasciata tentare più che altro dalla copertina, lo ammetto. Il prossimo libro è stato invece un regalo da parte di Mr. Chibi, ovvero Le sorelle Donguri di Banana Yoshimoto, edito dalla Feltrinelli al prezzo di 12€, è uscito
un paio di mesi fa, se non sbaglio, questo libro in libreria. Non è l'ultima pubblicazione di Banana Yoshimoto, però è l'ultima pubblicata qua in Italia. Sono curiosissima, infatti l'ho già iniziato, sono a pagina 22, è ancora presto per dire qualcosa, ma le protagoniste sono appunto due ragazze, due sorelle, che sono unite anche dal nome, praticamente hanno dei nomi complementari, nonostante non siano gemelle, e ho fatto troppa simpatia a questa cosa. Anche in questo caso non mi sono informata più di tanto sulla trama, perché Banana Yoshimoto è una delle mie scrittrici preferite, quindi prima o poi leggerò tutto ciò che ha scritto. Inoltre si tratta di una storia di 100 pagine, quindi temo tantissimi spoiler. Edizioni EO invece mi ha mandato una delle loro ultime uscite che attendevo tantissimo, sono super curiosa, infatti appena finirò il libro di Banana Yoshimoto mi fionderò in questa nuova lettura, ovvero La ragazza del convenience store di Murata Sayaka, edito da Edizioni EO per l'appunto al prezzo di 15 euro. In questo caso la protagonista è una 36enne che lavora appunto in un combini e mi affascina tantissimo come storia perché sono attratta in qualche modo da questi supermarket. La storia vede per protagonista questa donna che è sempre stata un po' strana e, diciamo, per non deludere le aspettative della società e della propria famiglia, ha abbandonato gli studi per lavorare appunto in un combini. E il romanzo dovrebbe incentrarsi molto sul concetto di normalità e approfondire delle tematiche proprie del Giappone, quindi sono super incuriosita da questo. Sapete che mi piace sempre scoprire qualcosa di nuovo sul Giappone, che sia la tradizione, la società d'oggi, comunque la cultura. E poi questa copertina è bellissima ed è il mio colore preferito. Sempre da Edizioni EO ho ricevuto altri due libri e un ebook che ho già letto, ovvero Ho più altre storie di Geza Chat. Questo libro si trova, se non sbaglio, soltanto in formato digitale e ha un prezzo di 2,99 euro, quindi super abbordabile, ed è una raccolta di racconti appunto di quest'autore che io personalmente non conoscevo, ma ho scoperto essere il cugino di Costolani. Vi ho parlato di lui in un recente video che troverete linkato nelle schede qua sotto in descrizione. Questo autore è morto molto giovane ed era un dottore, in particolare specializzato in, non ricordo se neurologia o neurochirurgia, comunque aveva a che fare molto con le malattie mentali ed è una cosa che mi affascina tantissimo. Questo poi si riflette tanto anche sulle storie che scrive, che sono un po' allucinate per certi versi e alcune sono inquietanti, quasi dell'orrore, però appunto secondo me sono estremamente interessanti e sono rimasta molto affascinata da questa raccolta, quindi se vi piace un po' questo genere vi consiglio di recuperarlo. Un altro autore ungherese che non conoscevo è Anton Zserb, in particolare il libro che mi ha mandato Edizioni EO è Il viaggiatore chiaro di luna. Questo libro ha un prezzo di copertina di 16 euro, lo devo ancora leggere ma sarà fra le mie prossime letture, proprio perché sono incuriosita dallo scoprire un autore nuovo ungherese, e la storia parla di una coppia che si è appena sposata in viaggio di nozze, ma in questo viaggio queste due persone prenderanno due strade diverse. E sono curiosa di indagare i motivi che porteranno a questa separazione, a questi due viaggi separati. Quindi anche in questo caso dovrebbe trattarsi di una storia più introspettiva. L'altro libro che mi è stato inviato l'avete già visto qua sul canale ed è Come fermare il tempo di Matt Haig. Questo libro ha un prezzo di copertina di 18 euro e come vi dicevo trovate già la recensione qua sul canale. Il protagonista della storia è un uomo che dimostra 40 anni ma in realtà ne ha vissuti più di 400 e in questo libro esploriamo la sua vita fra capitoli ambientati nel passato e ambientati invece ai giorni d'oggi. Si presenta quindi come una storia di avventura, viaggi nel tempo, storia d'amore, ma in realtà io l'ho apprezzato tantissimo per le riflessioni sulla vita e sul tempo. Altri due recuperi manga che ho fatto sono il numero 3 e il numero 4 di Chisakobe di Minetaro Mochizuki, edito da J-Pop al prezzo di 9,50 euro a volume. Il terzo l'ho già letto, mentre il quarto è fresco fresco, l'ho proprio recuperato qualche giorno fa e lo devo ancora leggere. È l'ultimo fumetto di questa serie, quindi sono super curiosa di vedere come proseguirà la storia, anzi come si concluderà la storia, anche perché il terzo non mi ha detto nulla rispetto ai precedenti, l'ho trovato quello più piatto, non ci sono stati grandi sviluppi, non mi ha tenuto incollata le pagine o incuriosita particolarmente come i precedenti, quindi
sono doppiamente curiosa di vedere come si concluderà Chisakobe. Da Bao Publishing ho ricevuto invece Night Bus di Zuo Ma a un prezzo di copertina di 18 euro, e anche in questo caso trovate già la recensione sul blog, i link come sempre nelle schede qua sotto in descrizione. È il terzo fumetto, se non sbaglio, della collana dedicata al fumetto cinese di Bao Publishing, ed ero super curiosa di leggere questo fumetto perché non conosco moltissimo il fumetto cinese, quindi è sempre interessante per me scoprire qualcosa di nuovo. Parte in maniera folle, secondo me, questo fumetto. La protagonista è una ragazza che durante un viaggio deve tornare a casa, si addormenta, quindi perde la sua fermata, scende in quella successiva ed è costretta a prendere l'autobus notturno per tornare a casa. Ma questo autobus fa delle fermate veramente bizzarre, al limite del reale, cioè la realtà si mescola all'immaginazione, alla fantasia, esplora dei luoghi comunque bizzarri e ci sono dei personaggi altrettanto strani. Quindi questa fusione fra realtà e sogno mi ha intrigata, però in realtà la storia nasconde un messaggio molto profondo e abbastanza triste che si palesa nelle ultime pagine. Non so bene che cosa pensare di questo fumetto perché mi è piaciuto il messaggio che vuole trasmettere, ma non mi è arrivato totalmente. E non lo so, è stato un po' strano perché inizialmente era molto buffo e sembrava veramente avere un senso tutto suo. Magari ci sono dei personaggi, delle scene che vanno un po' interpretate, però alla fine invece ha un messaggio fortissimo che mi ha spiazzata. I disegni sono molto particolari, le tavole sono ricche di dettagli, infatti bisognerebbe prendersi veramente del tempo per guardare tutto perché ci sono tantissimi particolari, e se ti sfugge qualcosa poi andando avanti potresti non capire del tutto che cosa sta succedendo. Ho trovato poi buffissimo come vengono rappresentati i personaggi, perché la maggior parte è come una fusione fra l'essere umano e l'essere animale, cioè è tutto molto confuso e mescolato. Molto particolare. Sempre da Bao Publishing ho ricevuto poi Mini VIP e Super VIP, Il mistero del Via Vai di Bozzetto e Pannaccione. Il prezzo di copertina è di 25 euro, e questo invece è un fumetto che mi è piaciuto tantissimo. Ve ne ho parlato già anche su Instagram, ma trovate anche una recensione approfondita sul blog. In pratica i protagonisti di questa storia sono appunto due supereroi, due fratelli. La storia è ambientata sul pianeta Terra, ormai completamente invaso dall'inquinamento, e sta per essere attaccato dagli alieni. Questo fumetto mi ha ricordato tantissimo un film d'animazione, infatti i personaggi sono tratti da un precedente film di Bozzetto, e è simpaticissima come storia. Non solo è buffa e divertente, fa veramente ridere. Sapete che io ho un gusto un po' particolare, in genere le cose che fanno ridere, che dovrebbero far ridere, non mi fanno ridere per niente, mentre mi sono ritrovata a sbillicare dalle risate in più di un'occasione in questo fumetto, forse proprio perché ricorda molto l'animazione forse di un tempo, ma con un design più nuovo, diciamo. I disegni sono veramente molto belli, anche i colori che sono stati scelti, la città rappresentata con questi grigi molto fumosa in cui spiccano invece i protagonisti perché sono vestiti di rosso con questa tutina. Si parla poi appunto di inquinamento, salvaguardia dell'ambiente, c'è una forte critica alla società, al consumismo, quindi è doppiamente interessante anche per questo messaggio importante che veicola. E niente, secondo me vi piacerà da matti, quindi vi consiglio di recuperarlo. Ho preso poi Lei e il suo gatto di Makoto Shinkai e Tsubasa Yamaguchi, edito dalla Dynit al prezzo di 14,90 euro. Altro fumetto già letto e recensito qua sul canale, una storia molto tenera che parla del rapporto speciale che si instaura fra gatto e padrone, ma in generale secondo me si potrebbe applicare a qualsiasi tipo di legame, rapporto fra essere umano e animale. Io vi dico solo che ho pianto dall'inizio alla fine, non perché sia particolarmente drammatico, anzi è una storia che ho sentito molto mia, appunto per questo rapporto speciale, ma anche perché mi sono rivista tanto nei dubbi, nelle incertezze della protagonista e nel lato salvifico, diciamo, del rapporto con il proprio animale, di
quanto questo legame possa aiutare nella vita di tutti i giorni e sia fondamentale in certi aspetti della vita. Infine, da Edizioni BD ho ricevuto Snot Girl, il primo volume, verde non di invidia, di Brian Lee O'Malley, Leslie Hung, Mikey Quinn e Mare Odomo. Questo primo volume ha un prezzo di copertina di 15 euro. Non so granché sulla storia, se non che dovrebbe parlare di una influencer, quindi al giorno d'oggi tema più che attuale secondo me, ma la cosa che mi incuriosisce di più è senz'altro leggere qualcosa di Brian Lee O'Malley, di cui ho sentito tantissimo parlare ma di cui non ho ancora letto nulla. La storia, come vi dicevo, parla di una fashion blogger molto famosa sulla cresta dell'onda, con una vita che apparentemente sembra perfetta. Questi erano quindi i libri fumetti che ho recuperato quest'estate e che mi sono stati inviati dalle case editrici. Io le ringrazio tantissimo, perché per me non è affatto scontato poter collaborare con le case editrici, avere l'opportunità di leggere spesso in anteprima o in ogni caso di poter leggere libri e fumetti che mi piacciono, che mi incuriosiscono, e poi potervene parlare qua sul canale. Se la maglietta che indosso oggi vi è piaciuta, la trovate sul sito Pampling, link qua sotto in descrizione, assieme a tantissime altre magliette a tema sempre animazione giapponese, nerd, hanno un sacco di cose carine. E se volete acquistare qualcosa, con il codice CV15 avrete il 15% di sconto senza spesa minima o altro. Penso a questo punto di avervi detto tutto, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere la vostra come al solito qua sotto nei commenti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!